Mi sono avvicinato alla fotografia negli anni del liceo, quando per la prima volta ho potuto mettere mano alla macchina di mio padre che custodiva dal 72, anno del viaggio di nozze, dentro una borsa in pelle e infossata dentro un armadio sotto ai vestiti. Il viaggio in Afghanistan è stato il mio secondo reportage. Sono partito a Pasqua del 2006, mentre a Natale del 2005 la mia prima esperienza è stata a Nassiriya, un'esperienza abbastanza toccante. Ero ospite, embedded, si dice così tecnicamente, delle forze armate italiane e mi univo a loro per le varie attività che svolgevano sul suolo afghano. Quindi tutto quello che mi colpiva, che attirava la mia curiosità, finiva poi nei miei scatti. Ho preso parte anche ad attività di bonifica, diciamo due volte. Una prima a Nassiriya, completamente differente perché c'era appunto da sgomberare tutta l'area CMC-77, questo è un nome militare che è quella che è l'area degli ex bunker di Saddam Hussein, mentre a Kabul ho ripetuto l'esperienza però su vari residui bellici ritrovati, primi fra tutti le mine anti-uomo o anche colpi di mortaio. Rapporto con la macchina fotografica? È lei che ti detta i tempi, i modi, i diaframmi, le inquadrature, il momento giusto. È lei che suggerisce, è mente prima che braccio. Non uso mai la messa a fuoco automatica, mai. Ho riflettuto sul fatto che forse ormai siamo uomini troppo tecnologici, che il rapporto macchina-uomo, macchina-corpo è indissolubile. Quando mi trovo in situazioni di reportage, come quelle in cui mi sono imbattuto, diciamo che ero sempre in movimento, difficilmente potevo soffermarmi per avere lo scatto giusto, il tempo giusto. Quindi solitamente basta un cenno, si cerca un cenno con le persone o con i soggetti che decidevo di fotografare e se c'era l'intesa scattavo, ancora prima che loro finissero di annuire. Perché, parafrasando Don McCallin, Se chiedi il permesso hai perso lo scatto, ottieni un'altra immagine. Adoro lo sgranarsi dell'immagine e l'apparire lentamente del soggetto in camera. Ho avuto sicuramente la fortuna di partire senza speranze, senza ideologie e senza pacchetti preconfezionati. La mia è stata una completa immersione nel popolo, nelle speranze. Se vogliamo, ho avuto anche la fortuna di non avere monumenti da fotografare, quindi sono stato piacevolmente distratto dalle persone, dai colori, specialmente in Afghanistan. Cromia pazzesca che ti entra dentro. Quello che ho potuto constatare è che non c'è una grossa aspettativa di vita. Ci sono tanti bambini, perché tanti bambini vuol dire molta più possibilità, molta più speranza. L'uomo adulto è un uomo di 30 anni, non di più.
io sarei già vecchio. Non uso mai la messa a fuoco automatica, mai.